Running On Air. Amici di Running On Air, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del martedì di Radio Montorfano e ben ritrovato ad Andrea Benatti. Ciao Andrea. Ben ritrovato a te, Roberto. Tanti ben ritrovati che ci raccontiamo in questo periodo. È bellissimo questa, così. Sì, sì. Ci stiamo vedendo frequentemente. Queste giornate in maniera particolare. Queste giornate in maniera... Però, dai, va bene così. Che dici? Allora, abbiamo lasciato da parte, lasceremo da parte per due mesi il calcio d'elite, il calcio quello della Serie A. Esatto. Poi peraltro Serie B, noi non seguivamo, cioè, seguivamo molto pochissimo, quindi lasciamo tutti i calciofili della Serie A della Serie A riposo e li invitiamo a seguire naturalmente gli altri sport, perché continuano a grandi livelli altri sport. Poi noi nel nostro piccolo seguiremo altre realtà sportive, come sempre abbiamo fatto. Assolutamente sì, stasera poi parleremo di un grande sport. Stavo pensando a una cosa, tu prima nel backstage hai parlato... Nel nostro lungo backstage. Nel lunghissimo backstage di quest'oggi hai parlato di un programma modello Jalapas, sì, sui mondiali. Potremmo seguire effettivamente i mondiali, adesso lanciamo alla... come si chiama, al CEO della radio questa idea di seguire i mondiali. Sarebbe bellissimo. Pensa come la Jalapas Band. Tutti i giorni, tre partite al giorno. Tutti i giorni. Io, te e Franco. Io non mi voto, sapendo. Sai già qual è la reazione. Sì, sì, sì. Però, penso che sia entusiasta di questa. Sì, sta già tappando bottiglie, è incredibile. Beh, noi ve la lanciamo, se potrebbe anche interessarvi scrivete a Radio Montorfano nella persona di Franco Di Maggio, ditegli noi vogliamo assolutamente Roberto e Andrea, ecco, per fare a commentare questo, i mondiali di calcio, magari la finale, no? Come no, in diretta qui in studio, perfetto. Senti, andata? Andata, diamo come... già appuntamento, no, aspettiamo qualche giorno e poi daremo appuntamento per la finale. Senti, c'è una nostra amica che sta giocando una finale e che noi abbracciamo. Forte abbraccio, sì, a Silvia che abbiamo avuto qui come ospite già in un paio di occasioni. Silvia che è una donna che organizza eventi con noi, con Queen Atletica, che ha fatto divertire molte persone con questi eventi, moltissimi ragazzi hanno abbracciato questi eventi. Ricordiamo questa nottata fantastica. Questa nottata fantastica, quest'anno a settembre, in cima a un castello in Valle d'Aosta, con un'illuminazione particolare, ripreso anche dalle televisioni, anche nazionali, del salto in lungo da fermo, questa nostra idea che è nata... Siete andati a riprendere una vecchia gara. Gara che veniva disputata anche alle Olimpiadi fino al 1912, che noi abbiamo riesumato, che per la quale stiamo costruendo una narrazione, una storia, stiamo ricostruendo i record, titoli italiani virtuali, anzi più che virtuali, abbiamo proprio consegnato questo titolo italiano, tanto non esiste, quindi siamo stati i primi dopo il 1929, che è l'ultimo anno di cui si ha traccia di un titolo italiano, e quindi dopo quasi 100 anni abbiamo ridato questo titolo italiano a... E questo grazie Bresciano. A te, grazie a Silvia. Grazie a Silvia, e alla lungimiranza. Esatto, quindi Silvia da oggi dovrebbe iniziare questo suo percorso, speriamo, anzi siamo sicuri, vincente, perché una persona... Lei è vincente. Lei è una persona vincente, piena di gioia e di entusiasmo. Quindi assolutamente. In bocca al lupo a Silvia, mi raccomando, un grande abbraccio. E poi noi ti aspettiamo qui a Running On Air a raccontarci anche questa battaglia. E allora, Andrea, è un fine settimana che ha regalato grosse emozioni agli sportivi italiani. Un prossimo fine settimana che ne regalerà altre. Per chi è di Brescia, venerdì sera ci sarà la premiazione dell'Oscar dello sport. Quindi i migliori atleti verranno premiati. Io non ci sono quest'anno. No, non ti hanno premiato, incredibile, non viene premiato Andrea. Però sai, alcuni di loro sono passati sui nostri sgabelli, sai? Sì, sì, Alessandra sì. Bonora per l'atletica leggera, abbiamo Alessandro Gozzini per il badminton, quindi diciamo che lì abbiamo visto lungo sull'attività di questi giovani bravissimi, a cui noi auguriamo ogni bene. Adesso noi diamo la linea alla regia, torniamo in studio tra pochissimo e presentiamo il nostro ospite, perché ragazzi non perdetevi la puntata di questa sera, è una storia incredibile. A tra poco qui a Running On Air. Running On Air.
Running on Air. E ben ritrovati dopo questo primo stacco qui a Radio Montorfano. Noi torniamo per quella, Andrea, che è la 86esima puntata, con gli ascolti sempre altissimi. Stanno... con grandi feedback. È incredibile. Poi nel backstage sappiamo anche che ci sono anche i fan che aspettano sotto la radio, soprattutto il. Prima presentiamo l'ospite. Con calma, e con poi calma. Quando avremo iniziato a raccontare l'ospite, poi parleremo di quello. Anche perché i fan aspettano soprattutto il regista, e questa è la particolarità di questa trasmissione. Lo diciamo però, che giù c'è già qualcuno che sta aspettando, e poi penso che aumenteranno quando daremo la notizia di questa sera. Esatto. Questa forse bisognerebbe transennare la via, adesso io metto... Dici? Sì. Puoi fare qualcosa, no? Adesso noi tra poco diremo questo ed altro, però diamo il benvenuto al nostro ospite di questa sera. Un graditissimo ritorno, un amico... Ben ritrovato a Stefano Del Frate. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati anche voi. Tu eri stato qua da noi tre anni fa. Forse sì. Una delle prime puntate di Running On Air. Prima della pandemia. Partecipa quindi... con due caps ai nostri tentativi di 100 puntate. No? Noi ci stiamo avvicinando ed ora tentiamo di arrivarci. Vediamo. Poi dovremmo organizzare la festa. Assolutamente. Per le 100 puntate, una diretta. Su questo non ci piove, la 100ª puntata andrà in diretta. Lo diciamo già ai nostri radioascoltatori, perché non si può non fare la diretta. Allora Stefano, tre anni fa avevamo parlato di rugby giocato insieme agli amici del Rovato Rugby. Però noi abbiamo da raccontare la tua di storia. Che siamo è passato storia... un secolo anche. Madonna. Parlando di Rovato Rugby e di quello che è successo. Questi anni di pandemia ci hanno bruciato due anni senza che. Che poi particolarmente a Rovato sono successe cose, come si suole dire. Sono successe cose. Noi l'abbiamo vissuta, raccontato un qualcosa, poi sai, sono due le campane, vanno ascoltate entrambe e da lì. Ognuno poi si è fatto la sua idea, il rugby continua a vivere, continua a giocare dalle giovanili in poi, ed è raccontato molto bene da Stefano, in una versione non parlata, ma è una versione illustrata. Mettiamo così. Illustrata è la parola giusta. Illustrata, dicevi nel backstage, da 12 anni nasce questa passione. Sì, 12 anni fa. Con la promozione che c'era stata del Rovato in Serie B, una stagione da imbattuto, e mi è capitato di appassionarmi alla fotografia. Però attenzione, tu vieni dal rugby, tu hai io giocato. Vengo dal rugby, sì, ho giocato. Hai iniziato giovane a giocare a rugby? Ho iniziato a 17-18 anni, per cui 40 anni fa, negli anni 80, ho fatto la mia onesta carriera. Tu eri compagno di squadra di Amadio, contenti? No, Amadio eravamo... Avversari, lui giocava a livello più alto, lui giocava nel Brescia. Siamo stati compagni di classe negli ultimi anni della ragioneria, però eravamo sul campo, non ci siamo mai incontrati perché no? Lui giocava a livello più alto. E tu vieni da Chiari? Io vengo da Chiari, sempre ho giocato a Rovato. Non eravate solo voi però a giocare a rugby? No, c'era... Mi ricordo di una buona colonia che giocava. C'è stata anche una squadra a Chiari. C'è stata una squadra, c'è stata una squadra che veniva dalla ragioneria e è stata fondata nell'80, ha avuto qualche anno di vita a Chiari. Adesso c'era il campo di rugby, è nato il nuovo polo scolastico. E proprio lì c'è la nuova palestra del badminton. Ecco. Vedi che alla fine chiudiamo il cerchio della trasmissione della scorsa puntata. Allora, abbiamo sentito che hai giocato a rugby, abbiamo detto che 12 anni fa è iniziata questa nuova avventura. Io do la linea in regia un attimo solo, un attimo di compagnia con Radio Montorfano, ma torniamo e da qua vi racconteremo la storia di Stefano Del Frate. Running on Air. Running on Air. E ben ritrovati a Running on Air, grazie alla regia per questi stacchi che ci accompagnano tra un blocco e l'altro. A proposito di regia, abbiamo detto prima che c'è una notizia. C'è una breaking, come si chiama? Breaking. Che... Tanto abbiamo iniziato a parlare di rugby con Stefano.
Questa notizia è veramente sconcertante. Io rimango, anzi, potrei anche alzare e a questo punto andarmene e lasciare la trasmissione. Dopo abbiamo questa scoperto una cosa incredibile. Incredibile, cioè il nostro regista Franco Di Maggio era un valente giocatore di rugby. Tanto che allenato niente po' di meno che da Simionato. Simionato, tu devi assolutamente informati. Mandaci dei. È arrivato addirittura fino alle porte del professionismo. Alle porte. I professionisti giocavano in campo. Esatto. E lui stava fuori alla porta. Esatto. A vedere. Tanti terzi tempi, dicono. Si è dato il meglio di sé nel terzo tempo. Stefano, mi raccomando, dacci notizie perché di questo ne vogliamo sapere. Soprattutto vogliamo foto. Sicuramente ci saranno degli articoli perché qualcosa ha. Non può essere passato così. Inosservato. Sento già un vociare dalle finestre di Radio Montorpa. I soliti amici che ci aspettano qui sotto alla radio dopo questa notizia. Tra poco sentiremo le prime trombe. Franco, è stato un piacere. Allora Stefano, dicevamo, tuo passato da rugbista, una grande passione, perché come tutti gli sportivi hanno queste grandi passioni, poi arriva il momento della fotografia. Prime fotografie, primi scatti, 12 anni fa. Arrivano per caso. Avevo una macchina fotografica nel cassetto, c'è stata l'occasione di provare ad andare sul campo per gli spareggi che disputava il rugby rovato con il Vicenza per il passaggio in Serie B. Ho detto proviamo ad andare in campo, vediamo che cosa riesco a combinare. Ovviamente le foto di 12 anni fa, se le guardo adesso mi vergogno di averle scattate perché erano proprio dell'infanzia, della gioventù fotografica. Ma curiosità, ma poi vinse il rovato sia qua che a Vicenza, quindi è stata l'occasione per festeggiare la Serie B anche con le mie fotografie, che non erano di altissima qualità, però c'era un qualcosa che però per quel periodo andavano bene. Per quel periodo andavano bene. No? Sì. Perché c'è stata assolutamente un'evoluzione, sì. C'è un'evoluzione anche lì, no? Nel mondo della fotografia, come in tutto. E quindi, forse sì, è vero. Rivedendole adesso, le vedi con occhio critico. Paragonandole alle foto che riesco a scattare adesso. Una volta ero andato a Livigno a prendermi una fotocamera anni fa. Tipo 5 megabyte, sembrava qualcosa di preso una... chissà cosa che viene da sola, Oggi sembra un pixel di... Beh, allora, una macchina fotografica invecchia di mese in mese, le evoluzioni tecnologiche... Mi auguro che la mia non invecchi con il freddo. Anche perché sono a 180.000 scatti, spero che ne tenga ancora parecchio. Quanto vive di media una macchina fotografica? Credo sia al limite. Sì, credo 180.000 scatti. 180.000 click. È comunque una fotocamera non professionale, quindi per quanto sia evoluta non è a livello di quelle professionali che hanno ovviamente una velocità di scatto e una capacità. Ecco, diciamo, noi stiamo parlando con lui, premiato più volte come miglior fotografo nel mondo del rugby, a livello nazionale addirittura. Sì, sì, è successo qualche anno fa. Vuol dire che te lo sei meritato. Però comunque la tua è una passione, sì, assolutamente a livello dilettantistico, non fai amatoriale, il fotografo di professione. No, non faccio il fotografo di professione, lo faccio proprio per passione, per diletto. Però poi nei blocchi successivi scopriremo, fai molte più ore di un fotografo professionista tu a scattare sui campi gara, perché mi capita spesso, a proposito, su tutti i social, Facebook, Instagram, quindi sì, Stefano Del Frate da seguire come Stefano Del Frate, Stefano Del Frate 64 su Instagram, e li trovate tutte le fotografie assolutamente da vedere, perché poi è stato, diciamo, amici di infanzia, sono riuscito a coinvolgerlo anche in fotografie su nostre manifestazioni di atletica eccetera, e devo dirti che sono ottimi anche quegli scatti, quindi non è solo capacità nel rugby. Noi diamo la linea alla regia, torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora davvero tanto da raccontare di Stefano Del Frate qui a Running On Air. A tra pochissimo. Running On Air. Running On Air. Di nuovo in studio qui a Running On Air con Stefano Del Frate.
Possiamo dirlo subito che questo fine settimana c'è stato un evento clamoroso di rugby, sì. E tu eri presente, tu eri lì. Sì, ero in campo. E puoi raccontarlo con i tuoi... Ero in campo, la vittoria. Raccontaci questa cosa, insomma, che non è di tutti i giorni che la nazionale italiana di rugby batta una delle grandi del mondo del rugby. Adesso non so, sì, nel ranking che cosa, però non penso vada oltre il terzo o quarto posto mondiale. Assolutamente, l'Australia è una delle grandi nazionali del rugby e non era mai successo che l'Italia riuscisse a vincere contro gli australiani. È successo a Firenze. E io ero presente, ero in campo, per cui sono riuscito a documentare questo clima, fatto storico. Cioè, nel senso che clima, poi tu devi... devo dire che è uno spettacolo incredibile. C'è stato l'Italia che si è portata avanti nel punteggio, ha sprecato qualcosa e ha rischiato di subire la beffa all'ultimo minuto con la trasformazione dell'Australia, ma a quanto pare tutto lo stadio si è messo a soffiare contro il pallone e siamo riusciti a calzarlo fuori dai pali, per cui è stata una vittoria per 28-27 storica, un pubblico meraviglioso. Firenze sembra che porti fortuna alla nazionale italiana, perché aveva già vinto un'altra storica aveva partita. Già vinto una prima, c'era stata un'altra prima volta con Sudafrica qualche anno fa, sempre a Firenze. Senti, ma lì appare che il pubblico del rugby è sempre incredibile. Sì, ma penso anche che non sia fatto soltanto da gente del rugby, perché è fatta da sportivi, giusto? Sì. Da appassionati anche non di rugby, questo è il bello del rugby. Sì. Quindi si approcciano in maniera diversa che l'appassionato un po' troppo sfegatato che segue. Sì, di altri sport. Se non citiamo, non facciamo nomi specifico. Per non creare antipatie nei confronti di altri sport. Però, Stefano, lì un'emozione incredibile, no? Per un appassionato. Cioè, è come l'Italia del calcio che batte il Brasile. Non succede, ma se succede... Direi di più. Che forse l'Italia, di se più, c'è sì. qualcosa di... dell'Italia del basket che magari batte gli Stati Uniti. Dell'NBA, ecco. Delle stelle dell'NBA. Ma non tremava mai la macchina fotografica? No. Devi essere pronto a beccare il momento giusto, soprattutto in quelle occasioni. C'è stato tempo per esultare al termine, perché chiaramente abbiamo esultato anche noi fotografi che eravamo in campo, perché una vittoria così meritava assolutamente. Però devi rimanere pronto, come si dice, essere sul pezzo per beccare l'attimo fuggente. Senti, una curiosità, il dopo partita. Sì. Io non so voi se partecipate al terzo tempo in queste occasioni. Sì, sì, sì. Come l'hanno vissuta gli australiani? Cioè, magari pensavano di venire a fare la passeggiata? Pensavano di vincerla? Oppure... Sicuramente non si aspettavano di perderla. Io sono riuscito a beccare nel momento finale le facce degli australiani che erano in tribuna molto vicino al campo, e si vede che non si aspettavano di perdere. Senti, ma da cosa può essere data una trasformazione con quella serie incredibile di sconfitte dell'Italia? Sei nazione è stata inenarrabile, una cosa incredibile, e invece adesso è un periodo dove pare che sia cambiato il vento. Pare che sia cambiato il vento, sicuramente stiamo inserendo dei giovani meritevoli, e hanno la fame di vittoria, a quanto pare si è riusciti a tirar fuori questa fame di vittoria dai giocatori. E anche qui si insegna che l'inserimento dei giovani non è mai dannoso, però forse in Italia noi viviamo la paura, no? Sì. Io però, stiamo parlando di un movimento che è quello del rugby italiano, che non è per nulla paragonabile a quello australiano, sudafricano, quindi è una vittoria è incredibile, però è difficile ripeterla, secondo me, adesso nel senso che sì, lì, concordo. Cioè, ci saranno 3, 4, 5 squadre sempre pronte in Australia. È difficile che tu abbia un altro blocco se non dai la linea a Franco, perché e allora time out per noi, una cosa abbastanza cestistica, però torniamo tra pochissimo qui a Running On Air, perché non finisce qui la narrazione di Italia-Australia. Running On Air. Ben ritrovati qui a Running On Air. Abbiamo detto che stiamo parlando, no, di Italia-Australia con Stefano. Stefano, nel backstage tu hai mostrato una foto molto bella che hai scattato a Capuozzo durante il match, sì, di Firenze.
quel Capuozzo che a me ha regalato la pelle d'oca rivedendo la sua azione contro il Galles. Sì, contro il Galles al Millennium Stadium a Cardiff, prima vittoria anche lì dell'Italia in casa del Galles, perché in Italia si era già vinto, e c'è stata questa intuizione di Capuozzo, un ragazzino di un metro... Quanti anni ha lui? 22-23 anni, è alto 1,77 m, pesa solo 71 kg, rispetto a tutti i giganti che ci sono. L'ho visto sabato, ha un cambio di passo, un'esplosività nei 10 metri, è imprendibile, è una scintilla, è un petardo. Il suo ruolo qual è? Suo ruolo ala o estremo. In Italia è sempre giocato all'estremo, sta giocando però in Francia in un club di vertice, lo Stade Toulousain, sta giocando all'ala e sta comportandosi bene anche lì. Ecco, questa migrazione di giocatori italiani all'estero, però vabbè, vanno in nazioni dove possono crescere, no? Assolutamente sì, secondo me è bene che le franchigie italiane siano una fucina per crescere i giovani, però a un certo punto, se devono crescere ancora, è bene che vadano all'estero con tutti i rischi del caso, rischi della lingua, rischi di ambientamento e tutto quanto, però il livello è sicuramente più alto. Si alza notevolmente. Senti, il campionato italiano, Calvisano, Viadana, che tu hai seguito ieri, invece domenica, giusto per non farti mancare nulla, vive questo suo campionato. Benetton Treviso e Zebre invece vivono un campionato a livello europeo, no? A livello europeo, sì, è l'United Rugby Championship, dove ci sono due squadre che tu hai citato, Benetton e Zebre di Parma, unitamente a squadre scozzesi, gallesi, irlandesi e da un paio d'anni anche sudafricane. Senti, questo è un campionato? È un campionato a sé stante, come una Champions League, diciamo. Campionato professionistico, si alza il livello. Non ci sono le squadre francesi e inglesi perché hanno una potenza economica superiore, hanno un loro campionato altamente competitivo. Però in questo campionato gli scatti di Stefano Del Frate ci sono. Certo. Perché? Certo. Quando le Zebre giocano a Parma o quando è possibile sono anche a Treviso, quindi seguo il rugby, diciamo, a 360 gradi quando mi è possibile su tutti i campi possiamo d'Italia. Possiamo fare la domanda? Qual è, forse te l'avevo già fatta tempo addietro, qual è il tuo scatto migliore? Il mio scatto migliore, penso, spero di farlo sabato prossimo. Ecco. Sì, sabato prossimo. Io credo che un artista innamorato di tutte le sue opere, certo, no? Sono tutti i tuoi figli, però il più bello sarà il prossimo. Il più bello sarà il prossimo, si spera sempre che il più bello scatto sia il prossimo. Sabato prossimo c'è ancora la nazionale italiana, giocherà con i campioni del mondo del Sudafrica a Genova. Li abbiamo già battuti una volta a Firenze, come abbiamo già detto, potrebbe esserci una seconda volta e fare l'unplane in questi tre test autunnali, Samoa, Australia e Sudafrica, sarebbe una cosa da impazzire di gioia. Senti, qual è la più forte delle tre? Secondo te è il Sudafrica? Loro sono campioni del mondo, ok, ma meglio di Australia? Sì, sicuramente è una squadra più fisica e sarà molto più difficile battere il Sudafrica di non quanto sia stato difficile battere l'Australia o le Samoa. Speriamo che comunque sia una partita aperta il più possibile, non ci sia una debacle che potrebbe succedere. Senti invece che brividi dà, perché so che l'hai fotografata, la haka neozelandese. L'haka, viverla in campo, seguirla in campo è un'emozione incredibile, perché senti proprio la vibrazione, la passione, è una cosa, è un rito irrinunciabile. È un rito, no? Irrinunciabile, prima di ogni partita assolutamente deve esserci questa haka, la nazionale degli All Black della Nuova Zelanda in ogni partita la propone. Sai che deve esserci la haka per la Nuova Zelanda come deve esserci lo stacco per Franco in regia qui a Radio Montorfano. Sì. Per cui Running On Air si ferma un attimo, poi rientreremo, visto che ha giocato a rugby, chissà che non ci faccia un'aca, eh?
rientrando, allora rientrando l'Aca sarà di Franco l'Aca di Maggio. La linea alla regia allora ne tra pochissimo qui a Running On Air. Running On Air. Running On Air. E rientriamo qui a Running On Air dopo la H che ci ha fatto nel backstage. Incredibile, visto come si è preparato. Siamo rimasti intimoriti. Stefano, com'è? L'ho registrata, ve la proporremo nella prossima puntata. Perfetto, perfetto, ottimo. Quindi dopo la H io sono francamente intimorito, non saprei neanche più. Incredibile. Franco stasera ci ha mostrato un mondo diverso, però va bene così. Niente, allora Stefano, ma quindi adesso una domanda che ti volevo fare da prima, quindi tu non sei un professionista che fa questo lavoro qua? No, assolutamente. Però impieghi molto del tuo tempo con le foto, insomma, in giro per l'Italia, anche per il mondo. Questo punto. Viaggio, foto, sviluppo. Quindi ti porta via un sacco di tempo questa attività. È tantissimo tempo, sì, però se non ci fosse la passione... quella che rovina molti di noi. Purtroppo sì, purtroppo sì. La chiamano passione, in realtà ti porta a lavorare tre volte quanto in realtà lavoreresti, sì, se questo fosse un lavoro, no? Sicuramente sì. Rimane comunque la soddisfazione poi sei ripagato da tutte le attestazioni di affetto che ricevi ogni volta sul campo, i like che hai sui vari social. Però adesso sei un fotografo ufficiale della federazione, cioè no, ufficiale no, i fotografi ufficiali sono un'altra cosa. Io comunque sono sempre accreditato per le partite della nazionale, la nazionale femminile, quando è possibile seguo sempre la nazionale femminile, partendo partita da Rovato, l'escalation della nazionale femminile con le vittorie nel Sei Nazioni sulla Scozia, la prima vittoria sulla Francia e una partita giocata alla pari con l'Inghilterra. E le ragazze adesso sono arrivate proprio in queste settimane ai mondiali in Nuova Zelanda, si sono riuscite per la prima volta, non proprio una nazionale a tutti i livelli, è arrivata ad approdare ai quarti di finale. Non c'era mai riuscito nessuno, sia maschile che femminile, ci sono riuscite le ragazze quest'anno, quindi è un risultato. No, infatti il rugby femminile italiano è davvero qualcosa sta crescendo. Ho letto, sì, è molto cresciuto, cioè, non so adesso chi riesce in Italia a far fare del rugby, perché non penso ci siano molte realtà che in giro per l'Italia riescono a fare rugby alle ragazze. È difficile, sicuramente difficile, si sta lavorando molto alla base per cercare di fare. Ma quali sono le città dove si sta lavorando sul rugby femminile? Allora, nel Veneto ci sono il Villorba e il Valsugana di Padova che negli ultimi anni si giocano sempre lo scudetto. C'è una bella realtà a Colorno, in Parma. Sì, vicino a Parma, dopo ci sono una squadra a Milano piuttosto che altre nel Veneto, il Custorino, e noi anche qui a Rovato abbiamo da qualche anno la squadra femminile che ha iniziato nei tornei di Coppa Italia 7 e fino ad arrivare al campionato ufficiale 15 negli ultimi anni in collaborazione con i Centurioni di Lumezzane, quindi stanno facendo anche loro un buon campionato, hanno già vinto 3 partite su 4, quindi è un buon risultato. Senti, la nazionale invece non si raduna più a Rovato o la rivedremo qui? A Rovato l'anno scorso è stato fatto un paio di raduni delle ragazze under 18 della femminile. Per quanto riguarda la nazionale è difficile che vengano ancora a Rovato perché si è elevato il livello di gente che vuole venire allo stadio. Quindi a Rovato non c'è la possibilità di avere uno stadio per portare 5, 6, 10 mila persone. Noi siamo riusciti a portarne 2, 3 mila in quelle annate che abbiamo ospitato i Sei Nazioni, però adesso la struttura non è più a livello per garantire l'ospitalità alla nazionale. E quindi anche la nazionale femminile, parliamo già di grandi numeri. Sì, è partita da Rovato. Mi ricordo la responsabile femminile, la Maria Cristina Tonna, nell'ultima partita si aveva definito il piccolo olimpico delle ragazze. E da lì poi è cominciata la loro ascesa, che l'ha portata ad essere al quinto posto mondiale.
Mamma mia, complimenti davvero. Senti, noi ci fermiamo ancora un attimo, diamo la linea a Franco in regia, poi torniamo perché fotografia sì, ma hai anche altro da proporre, certo, agli amanti del rugby. Quindi la linea alla regia, noi tra pochissimo torniamo qui a Running On Air. Running On Air, Running On Air. E torniamo in studio qui a Running On Air e torniamo a parlare ancora con Stefano. Stefano, allora abbiamo detto tanta fotografia, in questi 12 anni tantissimi scatti, però per chi volesse seguire il rugby può anche seguirvi in TV. Certo, abbiamo due appuntamenti settimanali. Sto collaborando appunto da qualche tempo con Norberto Caccio Mastrocola. Lui da 25 anni ha una trasmissione settimanale, tutto Rugby TV, e stiamo collaborando, per cui abbiamo da quest'anno due appuntamenti: il martedì sera dopo le 22 su Rete Brescia, su Facebook e successivamente anche su YouTube l'appuntamento con tutto Rugby TV. Si segue il rugby internazionale, il rugby nazionale, il rugby di base, quindi tutto quello della provincia. Possibilmente siamo sempre in due, lui con la videocamera in tribuna e io in campo, quindi abbiamo due punti di vista da raccontare. Avete due visioni, esatto, diverse della partita. Esatto, e dall'anno scorso abbiamo anche un secondo appuntamento, il venerdì sera alle 19.30 sul canale 810 di Sky, Well TV, va in onda una puntata di Special Rugby. Anche questa poi è visibile anche sulla piattaforma di Facebook e di YouTube, e qui facciamo un po' l'agenda del fine settimana e un passo indietro anche a quanto non siamo riusciti a proporre nella puntata del martedì per il fine settimana precedente. Senti, prima dei saluti finali di questa puntata, allora parliamo dell'agenda del prossimo fine settimana. L'agenda del prossimo fine settimana. Anticipiamo un attimo quella che è la puntata. Allora, l'agenda del prossimo fine settimana, sicuramente saremo a Genova per la partita tra Italia e Sudafrica, l'ultimo dei tre test autunnali, e dopodiché la domenica abbiamo varie possibilità. Molto probabilmente saremo a Viadana per il derby del Po nel top 10, Viadana-Colorno, una partita di cartello nel top 10, oppure... Senti, parlando da Bresciano. Da Bresciano. Il Calvisano. Il Calvisano purtroppo gioca sabato. È impossibile seguirlo perché giocando alle 14 la nazionale a Genova, alle 16 non possiamo, non abbiamo il dono dell'ubiquità. Non abbiamo ancora il dono dell'ubiquità. Nemmeno il teletrasporto, non vi siete, esatto, attrezzati. Quindi dobbiamo andare su una partita della domenica. Rovato? Rovato giocherà domenica l'ultima partita del girone di qualificazione della Serie C. È una partita che è stata rinviata questa domenica per un lutto che ha colpito il Lainate. Purtroppo è mancato il loro allenatore, siamo vicini in questi terribili momenti, e si recupererà questa partita. Dopodiché ci saranno un paio di settimane di sosta e si partirà con una fase finale per l'accesso alla Serie B. Il Rovato è già qualificato per questa fase finale, però poi bisogna giocarsele. Non sappiamo ancora quali saranno gli avversari, perché in base a questa fase di qualificazione la federazione farà dei gironi appositi per appunto giocarsi la promozione. Senti, detto tutto ciò, tanto rugby, tante fotografie, ma Stefano ogni tanto si immagina lo scatto della vita, cioè la fotografia che vorresti sull'equipe vedere pubblicata, esatto, immagini quella fotografia che nessuno ha ma che io sono riuscito a fare in quel momento. Non te la immagineresti mai? Difficile, non saprei qual è, cioè la meta decisiva dell'Italia contro la Francia può esistere, sì, dai, ti proverò. Con la quale vince il 6 nazioni, l'Italia, esatto, deve essere leggendaria la cosa, altrimenti non va. C'è uno scatto così, cercherò di esserci. Bene, ecco, noi attendiamo. Però, attenzione, con Franco Di Maggio sullo sfondo. Con Franco Di Maggio, chiaramente, assolutamente non può mancare. Stefano, che dire, davvero grazie di cuore per essere stato qui con noi. Attendiamo tue fotografie da poter vedere su Facebook e quant'altro, soprattutto degli impegni della prossima settimana, sperando che la tua presenza a Genova porti la stessa fortuna, che
incrociando le dita. Ce lo auguriamo. Speriamo di vedere una nazionale comunque all'altezza. Poi sì, sai, si può vincere, si può perdere nello sport. Certo. E quindi questo ci sta. Andrea, noi ci riaggiorniamo per martedì prossimo, per la prossima puntata di Running On Air. Sarà la 87esima, sempre più vicini ai 100. E quindi, amici che ci seguite, mi raccomando, restate collegati con noi sempre il martedì sera e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana qui a Radio Montorfano, qui a Running On Air. Running On Air.